Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi mi vedrete tutto nero per una questione di luce, non ho capito come mai, anche forse il contrasto con la maglia, vabbè, lasciamo stare. Oggi so che manco da molto perché è più di una settimana che non carico video, ma sapete che mi hanno tolto dei gameplay di Outlast ingiustamente e anche il video di presentazione del canale. Non so cosa ci sia di strano, comunque me l'hanno tolti. Ho fatto ricorso e spero che mi vengano ripristinate al più presto. Si parla di 2 o 3 settimane per ripristinarli. Ovviamente se non ho violato niente, ma non so se mettermi davanti a una telecamera e parlare così sia vietato su YouTube. Perché se fosse vietato è meglio che YouTube chiuda proprio. Comunque, bando alle ciance, ciance alle bando. Passiamo alla seconda puntata di come assemblare un PC, cioè non come assemblare, dei consigli sull'assemblamento di un PC da gaming che supporti anche i giochi next gen. Quindi andiamo al nocciolo della situazione. Oggi parliamo della scheda video. Nella scorsa puntata parlavamo di scheda madre e, sì, scheda madre e processore e oggi vorrei dedicare questa puntata solamente alle schede video perché ho qualcosa da dire. Abbiamo due scelte di schede video. Troviamo la AMD, come già vi dissi, le AMD Radeon, e poi troviamo le Nvidia come schede video per i giochi, diciamo. Entrambe le schede video sono tutte e due molto buone. Però come già vi dissi nell'episodio precedente, dovrete scegliere la vostra scheda video in base al vostro processore. Se avete un processore Intel, vi consiglio di prendere un Nvidia. Se avete un processore AMD, vi consiglio di prendere una scheda video AMD. Questo perché? Perché come già vi ho ripetuto prima, c'è una migliore compatibilità tra Nvidia e Intel. E tra AMD e AMD come processore. Quindi io vi consiglio vivamente di optare per queste due configurazioni, ovvero se avete, ripeto, un processore AMD prendete una scheda video AMD, se avete un Intel prendete un Nvidia. Potete anche prendere un Intel e montare una AMD come scheda video, nulla lo vieta. Però diciamo anche il sito Nvidia suggerisce come compatibilità di prendere un processore Intel, anche perché nel gaming, come abbiamo già detto precedentemente, i processori Intel sono molto migliori. Allora, come stavo dicendo, ci sono un sacco di fasce di prezzo per queste schede video, perché ci sono molti processori, molte case produttrici, come ad esempio troviamo la Gigabyte, che sarebbe la mia scheda video, che è stata prodotta da Gigabyte, è una Nvidia GTX 660 ed è la migliore nel rapporto qualità-prezzo. Non è la migliore, ve lo dico già da ora, perché se avete un budget per un PC che superi i 2000, i 2100 euro, potrete benissimamente prendervi una Titan e risolvere i vostri problemi per almeno altri 4-5 anni, perché una scheda video Nvidia Titan costa più di un computer next gen, costa sui 900 euro. Quindi se avete, beati voi, questa possibilità di spendere più di 2000 euro per un PC, benvenga e prendete una Titan. Ricordatevi che se prendete però una Titan, ovvero il top dell'Nvidia, oppure non lo so, una 790, ricordatevi di prendere un alimentatore che supporti questa scheda video. Mi spiego meglio, non è che gli alimentatori non supportino le schede video, però ci vuole un alimentatore con un wattaggio che va dai 900 ai 1200 watt. Ciò significa che dovrete spendere almeno 250-300 euro solamente di alimentatore, perché toglietevelo dalla testa di montare una Titan con un alimentatore come il mio da 600 watt. Allora, passando invece a prezzi più ragionevoli, troviamo una vasta gamma di scelte.
Per la modica cifra di 180 euro potrete, potrete portarvi a casa una GTX 660 come la mia, prodotta da Gigabyte. Come vi stavo dicendo, le case produttrici principali, che appunto producono schede video, sono, Asus, che sono quelle che costano anche di più. Poi troviamo, le Gigabyte, le MSI e poi anche altre che adesso non mi vengono in mente. Comunque non dobbiamo confondere tipo dicendo cioè le marche delle schede video sono due principalmente, perché due sono i chipset. Ora mi chiederete che cos'è un chipset. Allora, il chipset di una scheda video sarebbero quei componenti che la rendono o Nvidia o AMD. Di queste due classi, di questi due chipset, possiamo dire, altre case produttrici costruiscono la vera e propria, scusate la batteria, altre case produttrici costruiscono la vera e propria come stavo dicendo, la vera e propria scheda video con le ventole, magari tubi in rame, di quello se ne occupa solamente, se ne occupano le case produttrici. La Nvidia si preoccupa solamente di fornire i chipset per queste schede video. Detto ciò, io vi consiglio se non volete spendere cifre esorbitanti e volete stare a posto per almeno altri 2 anni di videogame, perché con questa 660 ho già provato, parte alla perfezione Battlefield 4 a circa 50 frame al secondo. Quindi vi consiglio di acquistarla se avete un budget ristretto che quindi rientri nei 700 euro. Allora, e poi se volete spendere qualcosa di più e guadagnare qualche frame in più, quindi andare sui 60, oltre i 60, vi consiglio di prendere una GTX 760 o 770, però per questa fascia di prezzo noi ci aggiriamo già sui 300 euro, sui 300-350 euro per una 770 e una 780, altrimenti potete andare anche su una 680 che si aggira sui 250-270 euro. Allora, le scelte sono molte, ovviamente tutto dipende dal vostro budget che volete spendere per la scheda video, dal rapporto qualità-prezzo. Comunque vi posso consigliare la miglior marca di scheda video è la Asus, che ovviamente costa anche un po' di più. Infatti una 660 della Asus la andate a pagare sui 220 euro. Una scheda video della Gigabyte, come l'ho presa io, andate a pagare sui 170-180 euro, e quindi c'è quello scarto di circa 30-40 euro che però diciamo vi fa risparmiare una bella cifra, insomma. Ok, detto ciò, cosa vi posso dire? Vi ho detto di scegliere le vostre schede video anche in base all'alimentatore che prenderete. Per una 660 va bene un alimentatore da 600 watt. Io ho preso un Corsair CX V2 da 600 watt con la certificazione 80 Plus Bronze, di cui ne parleremo nel prossimo episodio. E detto ciò, io vorrei ora farvi vedere le due schede video che ho preso, sì, perché ho preso due GTX 660 nella speranza di montarle in Sly, perché questa è un'altra possibilità che vi offrono le ultime schede madri uscite, che sarebbe quella di avere due slot PCI Express 3.0 16x per montare due Nvidia, quindi con il ponte Sly, oppure due AMD in crossfire. Io vi faccio vedere che ho preso due schede video. Allora, qui abbiamo la prima scheda video, che è una Gigabyte, come ho già detto, la 660, e qui abbiamo l'altra. Quindi vi ho già detto che ne ho prese due, GTX 660, se riuscite a leggere, e GTX 660, eccola qui.
Ne ho prese due perché, appunto, nella speranza nei prossimi anni, così invece di acquistare un'altra scheda video, le monterò entrambe in Sly, raddoppiando quindi così i frame. Se adesso in un Battlefield 4 prendo sui 45-50 frame al secondo, ovviamente non con tutti i filtri attivi, cioè con tutti i filtri attivi tranne l'anti-aliasing là, quella col fatto lì, vabbè, lasciate stare. Comunque, vi sto parlando sempre a massima risoluzione, quindi a ultra vi sto parlando, non una risoluzione di merda, le sorpasserei anche i 70 frame. Vi sto parlando di una risoluzione ultra, con i dettagli al massimo. Le due GTX, quindi, sono quelle che vi ho fatto appena vedere. E spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale per i futuri video. Grazie mille per la visualizzazione, noi ci vediamo al prossimo video. Mettete un like anche sulla pagina di Facebook che verrà linkata nella descrizione come sempre. Ciao ciao ragazzi!